Ciao a tutti da Parafrance e benvenuti su Verdun. Oggi proveremo un'altra modalità che è la modalità linea del fronte. Sinceramente all'inizio volevo presentarvi la modalità tutti contro tutti, ma come vedete non c'è nemmeno l'ombra di un giocatore, proprio zero al quoto. Linea del fronte. Ok, c'è qualche giocatore, creiamo una squadra. Allora, userò un fucile OP. Farò lo specialista nei Marines che c'è il Winchester. Allora, non mi piace molto come arma perché è veramente overpower, cioè hai davanti uno spari a caso e sostanzialmente lo fai fuori. Però visto che devo spiegarvi un attimo la meccanica di questa modalità, lo uso così sto tranquillo. Adesso speriamo di capitare in una mappa con champagne. Eccoci qua in trincea, siamo la bellezza di due giocatori. Ringraziamo Battlefield, no scherzo. Beh, diciamo che un po' il colpo di grazia l'ha dato. Adesso giocherò un attimo e nel caso ci vediamo appena arrivano più giocatori. Eccoci ragazzi, ho dovuto cambiare mappa perché veramente ci stavamo giocando in due. Diamo gas. Sto facendo il granatiere. Ecco qua, lanciamo un po' di ove di Pasqua. Beh, anche loro non scherzano. Lagga tanto però sto server, devo dire. Adesso appena si calma un attimo la storia. Ehi là. Vabbè, praticamente la meccanica di questa partita è conquistare la trincea, aspettare il contrattacco nemico e nel caso si superi anche il contrattacco di avanzare alla prossima trincea. Se invece il contrattacco non viene superato, loro conquistano la trincea e devono aspettare la nostra riconquista. Eventuale riconquista. Maledetto. Prossimo lasciamo con la baionetta che è sempre utile. Ci proviamo? Proviamoci. Ok, di qua ci sono dei nostri. Isteria. Dai, che si blocca tutto. Osteria, oh. Mizz, che erano un po' in tanti, eh. È che non ho realizzato che ero nei francesi. Dov'è che sono? Sì, nei francesi. Nei poilus. Eccoci qua. È le belle questo? No, il Berthier. Mosqueton Berthier. Cerchiamo di conquistare la trincea. Di difendere, scusate. No, di attaccare. Lì c'è scritto attaccare, scusate. Mannaggia. La trincea avversaria che probabilmente ci è appena stata conquistata, però. Fa niente. Eccoli là. Mannaggia a loro. Maledetti crucchi, senza offesa ovviamente. Porca miseria, in quanti sono. Ok. Dai, dai, corri. Vediamo che fine fa il mitragliere. Ma no, sembrerebbe che si possa entrare. Ok, ci hanno visto. Ok. Ragazzi, siamo in 6 giocatori. Probabilmente adesso ci arriveranno da dietro. Aspettiamoli qua, va là.
Osteria ha lasciato giù una bomba a mano, ma cos'è che è? Ha messo una modalità che esisteva su Call of Duty che non mi ricordo come si chiama, quando crepavi la sganciava giù una bomba. Vabbè ragazzi, questa partita sta finendo. 0-0, siamo stati abbastanza equilibrati. Non mi spreco neanche ad andare verso la trincea nemica e morire a caso. GG, good game. Ragazzi, siamo ritornati nelle trincee di Champagne. Ecco, sembra che il server in questo momento laghi di meno e in questa mappa c'è da divertirsi. Ok, noi in questo momento dobbiamo difendere da un'incursione nemica. Eh già. Sento che stanno arrivando. Tace, mannaggia voi. Vuol dire che sono arrivati dal dietro, no? Eccolo là. Meno male che ho le bombe a mano. Un regalino. Fare un altro regalino. Ah, era un Flammenwerfer. Ma tornerà tanto, ne? Mannaggia, cosa m'ha beccato? Mannaggia, poi si incastra. Un cadavere volante. Sì, è il caso di usare la pistolina. Tutti fermi. Grazie, no? O ti fa nascere così in basso, traduzione, muoviti, sei morto, ma... Guardalo, guardalo là. Benissimo, ragazzi, siamo riusciti a contrastare l'attacco nemico. Se lasciamo andare avanti i nostri che sono meglio equipaggiati. Noi abbiamo una pistolina sfigata. Un bossolone. Cioè. Cosa? Che cosa col Madsen? E avrò sparato tipo 27 colpi nel torace e nella pancia, però. Abbiamo un hitbox che lascia un po' a desiderare. Adesso in questo caso noi dobbiamo conquistare questa trincea. Io mi sono dimenticato di cambiare equipaggio, la prossima devo entrare per forza con la baionetta. Un po' di ova di Pasqua. Anzi, sembrerebbe che non ci sia nessuno. Grandi. Via, 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 via.
Osteria, abbassati, abbassati, abbassati. Non ho più bombe a mano. Ah, no. Guardalo, guardalo lì. Sdraiato. Lion of the Zonzo. Presumo sia un italiano. O qualche appassionato. Eccoci qua col nostro fucilozzo. Il nostro Berthier. Osteria. Settore catturato, perfetto. Adesso dobbiamo difenderlo dal contrattacco nemico. E ovviamente possono essercene ancora nella trincea, eh. Di solito qua ne arrivano sempre una marea. E io non ho più. Carichiamo. Purtroppo non si può caricare quando hai un colpo. Ragazzi, non seguo la chat dei giocatori, quindi qualsiasi parolaccia, bestemmia, non è... Purtroppo non dipende da me. Non ne ho viste, sinceramente. Partalo. Via, 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 bomba a mano. Un'altra, un'altra, via, mannaggia a te. Benissimo, arriveranno da qua. Salutami. C'è qualcuno qua oltre a me, no? Giustamente. È brutto lasciare scoperto così una posizione, però cosa dobbiamo fare? Magari hanno bisogno da un'altra parte. Sì, anche perché sento che sono già nella trincea, mi sa. Guardalo, guardalo che sono già dentro. Sti bambascioni. Ciao. Via, 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 questa qua è grossa. Quelli che spara i legni. Ma vacca boia, sto fucile quanto fa schifo. Vabbè, non è vero perché è abbastanza potente, eh. A parte per il sistema di ricarica è un buon fucile. Dai ragazzi, così. Avessi ancora le bombe a mano, mannaggia. Bravo, vai da sopra. Che è successo? Così a caso? Ragazzi, tre colpi sto fucile, eh. Vabbè. Ecco, arriva pure l'artiglieria. Meglio non avvicinarsi. Osteria, osteria, lo sapevo. Yukazashki, Yakuzashki. Ci sono giapponesi che giocano a questo gioco. Abbiamo qualche bomba a mano in più, mo. Allora, che distanza siamo? Allora, lì mi vedono, quindi mi metto qua. E all'incirca. Vediamo come va questa. Ah, che bello. Questo mi piace. Guardalo, maledetto, nella postazioncina lassù.
go, headshot potente proprio. Oh, qualcuno che finalmente si è svegliato, qualche capitano, ad usare il gas. Il problema è che non ho ancora visto un'artiglieria da parte nostra, sinceramente. Non è che me la ricordo più di tanto, sta mappa. Via. Porca miseria. Tanto loro avanzeranno, gli lasciamo un po' di ricordini. Ritiriamoci perché non è neanche così corretto da parte degli altri giocatori. E niente, non siamo riusciti a conquistare quella trincea, quindi li riaspettiamo qua. Dai. Dai, che non ho tempo da perdere, dai. Ah, 68 punti di ritirata. E adesso, in teoria qua non dovrebbero arrivare in molti, però. Perché dare un ordine d'attacco quando dobbiamo difendere? Bravo. Mostrami le natiche. Artiglieria, quindi si presume che arriveranno di nuovo di qua. Ma porca miseria. Non è il nostro, che è un inglese. Un Tommy. Però qua non scrivono indicazioni, non dicono nulla. Right. Via. Ha una pistolina e quattro bombe a mano, ma corre come se avesse un MG da 30 kg e passa in mano, uè. Sempre da qua, sti maledetti. MP18, maledetto. Quanto odio le armi automatiche in sto gioco. Spero che con una mitragliatrice di qua non passi nessuno. Poi c'è di là un altro, torniamo indietro, va là. E arrivano di nuovo da qua. Porca miseria, porca. Perché mi sono arrivati altri 67 punti di ritirata? Non si sa, però. Kazakistan più grosso di Soviet Union. Vabbè. Sovok. Ah, che bel suono. Qualcun altro qui? Ste MP18, veramente. Bene, sono contento, mi hai vendicato. C'è 4 colpi, non so quanti. Mangia loro. Pensavo fosse scivolata più lontano, invece è preciso su di me. Quando ti spappoli così. Oh, bel primo piano sul morto. Smandibolato. Dovrebbe andare un po' dal dentista, però. Questo
Stiamo riniziando. Comunque, vabbè, la meccanica l'avete capita. Io finisco di divertirmi un attimo. Ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di seguirmi su Facebook, metterò il link in descrizione. E ci vediamo alla prossima. Grazie.